Ha preso il via ieri la lotteria di beneficenza promossa dall'associazione Quattro Zampe, denominata Diamo una zampa al canile, che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere il canile municipale di Lanciano, che si trova a Villa Martelli. Basterà 1 euro per acquistare il biglietto, aiutare il rifugio e tentare di vincere anche tantissimi premi. L'estrazione avverrà il 24 maggio prossimo, in occasione dell'annuale festa del canile. I premi sono 60 e sono stati offerti grazie alla generosità e al grande spirito di solidarietà ed amore per gli animali, di persone e attività commerciali del territorio che hanno voluto dare il loro contributo gratuitamente. Nella locandina della lotteria, che vedete in sovrimpressione, sono visibili tutti i punti vendita dove è possibile acquistare un ticket, ma a breve sarà allestito anche un banchetto lungo Corso Trento e Trieste di Lanciano. Il canile di Lanciano, gestito da anni in modo encomiabile dall'associazione Quattro Zampe, che vede quale responsabile delle saltarelle ed una schiera di volontari davvero appassionati, dal 5 marzo si trova in difficoltà dopo quanto accaduto a causa del maltempo. La pioggia torrenziale ha provocato il crollo di un costone di terreno su una delle parti nuove del canile e un'altra parte è stata sgomberata per paura di nuovi crolli. La frana ha provocato la distruzione di recinzioni, box coperti e cucce e la morte dell'unico cane che i volontari non sono riusciti a mettere in salvo in tempo. Il canile ospita ben 300 cani e quanto accaduto ha creato un problema di sovraffollamento nei box, poiché molte cucce sono state spostate proprio per mettere in sicurezza gli animali. Da allora, però, nonostante le promesse delle istituzioni, nulla è stato fatto. Addirittura i volontari si sono armati di pale ed hanno tentato di togliere il fango e i detriti caduti. La loro è stata una dimostrazione forte di non volersi arrendere e di voler proteggere i cani di cui si occupano tutti i giorni con amore e spirito di sacrificio. Ora, però, non si può lasciarli soli. E così ecco la lotteria ideata da una semplice cittadina di Lanciano, Alice Casalanguida, fresca dall'adozione di una cagnetta proprio dal canile, che ha voluto scendere in campo e occuparsi di questa lodevole iniziativa in prima persona, trovando terreno fertile tra la gente che ha accolto l'idea con entusiasmo e un po' meno aiuto dalla burocrazia. L'obiettivo è vendere 5.000 biglietti, 5.000 euro che certo non potranno essere utilizzati per la messa in sicurezza dell'area. Per questo l'augurio è che il comune faccia la sua parte. Ma almeno potranno essere comprati beni di prima necessità per i cani, parliamo di cucce, ciotole, coperte, mangime e quant'altro possa servire a farli star meglio. E poi soprattutto far conoscere anche il canile, invogliare all'adozione, far sentire i cittadini partecipi del raggiungimento di un obiettivo importante per la città. Un plauso va a coloro che hanno donato i premi gratuitamente, premi che sono davvero allettanti, percorsi benessere, libri, bijou e oggetti di arredo realizzati a mano. Ora tocca ai cittadini lancianesi e non solo ad aprire il cuore e a fare la loro parte, acquistando uno o più biglietti e a dare così una zampa al canile di Lanciano.